Violenza di genere e femminicidio, le conseguenze su bambini e bambine, è questo il titolo di un convegno tenutosi oggi alla Sala dei Notari organizzato dal Centro Pari Opportunità della Regione Umbria in collaborazione con il Comune di Perugia e la Scuola di Villa Umbra. Violenza assistita sui minori è una forma di violenza domestica che si realizza nel caso in cui il minore è obbligato, suo malgrado, ad assistere a ripetute scene di violenza, sia fisica che verbale, tra i genitori o comunque tra soggetti a lui effettivamente legati. Pensare che l'assistere a violenza provoca comunque in ognuno di noi, minore, adulto, adulta, tutta una serie di reazioni e di sistemi per adattarsi alla situazione che sono estremamente sfavorevoli rispetto alla vita e al senso di sicurezza della persona. I minori che assistono a violenza in qualche modo hanno una deviazione del loro percorso di sviluppo e di crescita, perché per crescere, svilupparsi, avere sicurezza di sé, per essere in grado di affrontare le situazioni, c'è bisogno di un ambiente sicuro, c'è bisogno di un buon legame di attaccamento con gli adulti di riferimento, con i caregivers. E nei casi di violenza al minore viene negato tutto questo, viene negata la sicurezza, i bambini vivono nella paura, sono preoccupati per gli adulti, c'è un'inversione di ruolo fra gli adulti e i minori, spesso sono coinvolti nelle dinamiche violente, perché al di là delle azioni violente, delle aggressioni, dobbiamo pensare che in una situazione di violenza domestica, cioè di violenza da parte del partner maschile sulla partner femminile, ci sono tutta una serie di dinamiche disfunzionali che sono di controllo, di coercizione, limitazione della libertà. La madre non ha l'autorevolezza che deve avere un adulto o un'adulta nei confronti del minore, per cui si creano tutta una serie di dinamiche relazionali dove non vengono garantiti ai bambini, alle bambine e agli adolescenti, non viene garantito quel terreno all'interno del quale possono svilupparsi, crescere e sviluppare le loro potenzialità. Il CISMAI, il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia, ribadisce l'importanza e l'urgenza di una legge organica sulla prevenzione e le azioni di contrasto efficace al maltrattamento, una costruzione di servizi orientati alla prevenzione e all'applicazione degli strumenti di sostegno alla genitorialità fragile. In tutto questo, il Comune di Perugia è già impegnato da tempo con servizi pubblici e forme di protezione. Il Comune di Perugia ha attivi numerosi interventi nei confronti dei minori in generale, perché abbiamo circa 1.268 minori che solo nel 2015 che sono stati segnalati dall'autorità giudiziaria, che quindi hanno attivo un piano, ma ce ne sono un altro migliaio che sono seguiti proprio per il sostegno alle responsabilità familiari. È un tema, questo della violenza assistita, molto delicato, perché coinvolge purtroppo anche a Perugia molti minori. Il 4% dei minori che noi seguiamo sono proprio vittime di violenza e di violenza assistita. Il Comune di Perugia, oltre a seguirli, insomma, per tutte le cose, ha attivato numerosi servizi. Uno di questi è lo spazio neutro per le audizioni e per l'incontro con i genitori laddove ci sono difficoltà di relazione con i genitori. E poi abbiamo anche attivato lo scorso anno lo spazio per le audizioni protette, che è uno spazio riservato proprio ai bambini che devono essere auditi dall'autorità giudiziaria nel caso in cui abbiano subito violenza. Consideriamo che il Comune di Perugia investe sui minori oltre 4 milioni d'euro del proprio fatturato, quindi significa è una fetta importantissima che però è importante, perché serve non solo per ridurre il danno quando purtroppo il danno c'è stato, ma anche sul versante della prevenzione. Rispetto
rispetto a questo dovrei dire che siamo molto preoccupati, perché si stanno ventilando dei tagli a livello nazionale sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, e questo significa che tutti gli interventi di prevenzione, perché è chiaro che quando un bambino viene abusato c'è l'obbligatorietà dell'intervento e quindi dell'allontanamento dalla famiglia. Nel caso invece di azioni preventive, questo non sempre, cioè non sono obbligatorie, e quindi di conseguenza questi tagli ai servizi rischiano veramente di mettere in crisi tutto il lavoro che viene fatto per prevenire situazioni di disagio familiare, e quindi di conseguenza è un investimento sui minori.